Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Pseurin Pharma Group SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Pseurin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Pseurin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Pseurin? Pseurin è un farmaco a base del principio attivo desmopressina acetato triidrato, appartenente alla categoria degli ormoni antidiuretici e nello specifico vasopressina ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda PharmaGroup SRL. Pseurin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Pseurin 0,1 mg 30 compresse divisibili, Pseurin 0,2 mg 30 compresse divisibili, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare PharmaGroup SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo desmopressina acetato triidrato, gruppo terapeutico ormoni antidiuretici, forma farmaceutica compressa. Indicazioni Pseurin è indicato negli adulti e nei bambini nel trattamento del diabete insipido ipofisario, idiopatico o sintomatico. Pseurin è indicato nel trattamento dell'enuresi notturna primaria in bambini di età superiore a 5 anni. Posologia: il dosaggio ottimale deve essere individualizzato caso per caso. Diabete insipido ipofisario, idiopatico o sintomatico, adulti e bambini. Si consiglia una dose iniziale di 0,1 mg 3 volte al giorno. La dose deve essere successivamente adattata in rapporto alla risposta del paziente. Secondo le più recenti acquisizioni cliniche, la dose giornaliera varia tra 0,2 mg e 1,2 mg. Nella maggior parte dei casi 0,1 0,2 mg 3 volte al giorno costituiscono un regime ottimale di trattamento. In caso si presentino sintomi di ritenzione idrica barra ipossodiemia, il trattamento deve essere interrotto e la dose modificata. Enuresi notturna primaria bambini di età superiore ai 5 anni e adulti. Si consiglia una dose iniziale di 0,2 mg. La dose può essere aumentata fino a 0,4 mg, qualora la dose minore risultasse inefficace. Modo di somministrazione enuresi notturna primaria. Si consiglia di assumere la dose consigliata la sera, prima di coricarsi, dopo svuotamento della vescica. L'assunzione di liquidi deve essere limitata. In caso di trattamento protratto, si consiglia una rivalutazione del paziente dopo 3 mesi di terapia, avendo sospeso la somministrazione di Pseurin per almeno una settimana. In caso si presentino sintomi o segnali di ritenzione idrica e barra o ipossodiemia, mal di testa, nausea barra vomito, aumento di peso, e in casi gravi, convulsioni, il trattamento deve essere interrotto fino a completo recupero del paziente. Alla ripresa del trattamento l'assunzione di liquidi deve essere ancora più limitata. Controindicazioni Pseurin è controindicato in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Polidipsia abituale o psicogena, risultante in una produzione di urina superiore a 40 ml/kg/24 ore. Insufficienza cardiaca accertata o sospetta ed altri stati che richiedono un trattamento con farmaci diuretici. Insufficienza renale moderata o grave, clearance creatinina sotto 50 ml/min. Ipossodiemia accertata. Sindrome da inappropriata secrezione di ADH, SIAD. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Generalmente controindicato in gravidanza, vedere avvertenze speciali. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego nel trattamento dell'enuresi notturna primaria, al fine di prevenire una potenziale intossicazione idrica, si raccomanda che a partire da un'ora prima della somministrazione del prodotto fino al mattino successivo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione farmaci in grado di indurre SIAD, esempio antidepressivi triciclici, inibitori selettivi del reuptake di serotonina, clorpromazina, carbamazepina, così come alcuni antidiabetici del gruppo delle sulfoniluree, in particolare clorpropamide, possono causare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Pseurin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Pseurin durante la gravidanza e l'allattamento?
gravidanza dati su di un limitato numero, n uguale 53, di donne gravide affette da diabete insipido indicano che la desmopressina non ha effetti avversi sulla gravidanza e sulla salute del feto barra neonato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari pseuri non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Il trattamento non accompagnato da concomitante restrizione dell'ingestione di liquidi può portare a ritenzione idrica barra ipossodiemia, accompagnata o meno da segnali e sintomi d'allarme, mal di testa, nausea barra vomito, dolore addominale, riduzione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio di Pseurin compresse porta un aumento della durata d'azione con un aumento del rischio di ritenzione idrica e di ipossodiemia. Trattamento. Sebbene il trattamento dell'ipossodiemia debba essere individualizzato, si possono fare queste raccomandazioni di carattere generale. L'ipossodiemia non accompagnata da sintomi può essere trattata interrompendo il trattamento con desmopressina e riducendo l'apporto di liquidi. In presenza di ipossodiemia sintomatica, queste misure possono essere accompagnate da infusione di una soluzione isotonica o ipertonica di sodio cloruro. Quando la ritenzione di liquidi è grave, convulsioni e stato di incoscienza, si può aggiungere il trattamento con furosemide. Non sono noti antidoti specifici per desmopressina PHET. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormone antidiuretico, vasopressina e analoghi. Codice ATC. H01BA02. Dismopressina, principio attivo di Pseurin compresse, è un analogo strutturale dell'ormone naturale arginin vasopressina rispetto al quale presenta due modificazioni strutturali. Proprietà farmacocinetiche. La biodisponibilità assoluta di desmopressina somministrata per via orale varia tra 0,08% e 0,16%. Il valore medio della massima concentrazione plasmatica è raggiunto entro 2 ore. Il volume di distribuzione, dati preclinici di sicurezza. Non sono disponibili dati preclinici rilevanti in aggiunta a quelli già menzionati nelle altre parti del documento. Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato, amido di mais, povidone e magnesio stearato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.